Buongiorno Comprocasa, buongiorno. Allora, vorrei spiegarti oggi per quale motivo io consiglio, per quali motivi io consiglio di scendere facendo le scale quando si va a visitare un appartamento posto ad un piano alto. Fa comodo salire con l'ascensore, così vediamo anche in condizioni è l'ascensore di manutenzione, ma è consigliato ai Comprocasa scendere facendo le scale. Perché facendo le scale a piedi, a parte ti fa bene, poi ti puoi accorgere dello stato di manutenzione in cui versano le parti comuni, cioè l'androne, la pittura delle pareti, lo stato di manutenzione delle scale, proprio dei gradini. E scendendo giù hai la possibilità, ogni pianerottolo che incontri con le porte degli altri appartamenti dei tuoi futuri papabili vicini, puoi renderti conto se all'interno del palazzo ci sono delle attività professionali. Vedi le assicurazioni, i notai, i dottori, i commercialisti. Questo fa sì che tu ti possa rendere conto che durante la settimana, in orari di lavoro, il palazzo è più o meno trafficato di persone strane. Quindi se non tutti gli appartamenti sono occupati da residenti e quindi all'interno del palazzo ci sono delle attività professionali, è probabile che durante la settimana si ha un via vai su e giù per le scale o all'interno del palazzo di persone strane. Questo comporta una mancanza maggiore di parcheggi perché i fruitori di questi uffici comunque si recano presso il palazzo e parcheggiano sotto il più vicino possibile all'ufficio che devono raggiungere, e questo comporta un po' di scomodità, nulla di eclatante e di pericoloso, però sono dei fattori che comunque vanno evidenziati nei propri giudizi. Se facendo le scale, cioè salendo al piano con l'ascensore, scendendo con l'ascensore, l'unico modo che hai di accorgerti se all'interno del palazzo vi sono delle attività professionali è andare a leggere targhe, se eventualmente delle targhe sono affisse sul portone o sul palazzo stesso. Molto spesso accade che queste attività non mettano targhe esterne o non mettano il proprio nome dell'attività che svolgono sulla pulsantiera dei campanelli del citofono. Quindi a volte capita che c'è interno 1, interno 2, interno 3 e non ci sono i nomi dell'attività professionale del professionista di riferimento. Quindi conviene sempre scendere per le scale, non salire, perché magari a salire è un po' più dura, scendere per le scale. Ci si può rendere conto, ad esempio, l'ultima volta che siamo andati con una ragazza, Barbara, ci siamo accorti che scendendo, passando davanti a un portoncino d'ingresso dell'appartamento al piano sottostante, un cane abbia abbaiato al nostro passaggio, quindi ci siamo resi conto che all'interno del palazzo e proprio nell'appartamento sotto a quello che abbiamo visitato c'è una persona che ha due cani, c'erano due cani che abbaiavano perché fuori c'eravamo noi. Quindi questo è un ulteriore consiglio, pochi lo fanno, molti sfruttano la visita per quello che è e un comprocasa sfrutta la visita al 100% in modo tale che riesce a reperire tutte le informazioni possibili. Prossimo post, lo metterò sempre qui sul canale YouTube e sulla pagina Facebook, voglio parlarti della differenza che c'è tra le informazioni e i dati. Le decisioni si prendono una volta acquisiti i dati. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, ci vediamo dall'altra parte. Ciao!